Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Corris, raga, dopo il clamoroso pareggio di Lozano. Ah, Mbappé è il miglior giocatore del mondo, bravo. Clamoroso pareggio di Lozano che ci ha qualificato agli ottavi di Champions League. Andiamo a vedere in campionato, il Milan secondo, a meno uno dalla Juve, dalla Juventus. Milan-Bologna, andiamo a vedere se sta Bologna. Decimo, 21 punti, non è male, eh. Un Bologna insidioso, però noi siamo tranquilli e sappiamo di poter far bene. Andiamo a vedere un po' di avanzare. Poi voglio vedere pure le partite dopo. Mo' Bologna, Lecce, Empoli. Beh, ragazzi, bel trittico che ci permette sicuramente di poter puntare alla vetta del campionato. Però dobbiamo vincere tutte e tre. Allora, andiamo. Innanzitutto, facciamo un po' di cambi, va. Ronny che ha fatto il bello e cattivo tempo in Champions, lo mettiamo fuori. Ci mettiamo Kadabra, che secondo me Kadabra glielo può mollare. Io direi di mettere Raffaelino Leao dietro le punte al posto di Diaz. Rebic al posto di De Ketelaere. Lozano lo lasciamo, anzi facciamo un cambio pazzesco. No, no, vabbè, fammi fare cavoli miei. Sto per mettere. Vabbè, lasciamo perdere. Nella mia follia mentale. Vabbè, ragazzi, questa è la formazione. Spero che vi piaccia. Se non vi piace, per i vostri. Anzi, mettiamo pure Flora Insigne, dai. Fatemi vedere qua. Diamo possibilità anche a Ciao. Abbiamo il secondo portiere. Mettiamo anche Ciao, vai. Facciamo un po' di turnover. Solo che a centrocampo, Sandrino Tonali. Pure dobbiamo far riposare. Però leviamo Messias e mettiamo. Mettiamo un po' Pobega, va. Fa vedere un attimo un po' Pobega le qualità. Sì, mettiamo un po' Pobega, va. Baga io con un cessa. Si parte, ragazzi. Come al solito, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un like, seguitemi sui miei social. Sul canale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon. Sul canale e il gruppo Telegram. Ufficiali Supercorris 84 per le news e anteprime sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola e c'è la mia raccolta fondi. Supercorris and Friends, trovate il link in descrizione. Basta 1 euro per aiutarmi a raccogliere soldi da donare in beneficenza ogni fine mese. Ah! Buongiorno! Guardalo! Bruno, se titolare, l'avete fatto allenare bene. Guarda, abbiamo fatto una seratina di qualità eccelsa con Ibra, quindi mi raccomando, fallo giocare bene, fatelo giocare bene, ditelo a Luigione. Buongiorno ragazzi, ancora mi riprendo dalla seratina, sono ancora knockout. Quindi sono convinto che Ibra ce la farà, se non altro per smaltire tutto quell'alcol che ha dentro le Lele, zitto, eh. Non rivelare i nostri piani strategici. A Bruma, come sta andando la raccolta fondi sulla Bruno Pizzul Enterprise? Beh, devo dire che abbiamo trovato uno sceicuccio amico di Ibra che ci ha donato un 5 milioni di euro. Quindi adesso per un paio di mesi siamo a posto. Si parte, amici, vai! Col nostro Milan! Speriamo che Ibra ha recuperato. Oh, preso da dietro Ibra, ma che sta succedendo? No, 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 guarda Tomori che cazzo sta combinando. Ah, Florenzi! Raga, è tosta. Parte Teo. Esce fuori il Milan. Benasser! Pobega! Oh, Ibra! Oddio, 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 oddio! Quasi gol di Ibra! Guarda, l'ho incazzato! È Luigione! Guarda Luigione come stava! Ah, oh, Pobega! Intercettato! Attacca adesso il Bologna! Recupera, Maicon Magnà. Riparte il Milan.
Baby! Assisti suprema Sibra! Segna il Milan! Antone Rebic! Gol di Rebic! Che lo dobbiamo far uscire con noi la sera! Ma guarda Ibra che assist che ti fa! Guardalo! Guarda Raffaelino Leao! Guarda Ibra! E Rebic si trova solo letto! Gol! Mi sembrava quando ho segnato Ben Arfa! Ma chi è Ben Arfa, Lele? Non lo so, l'ho detto, non me lo ricordavo. Va bene, dopo tutta questa cultura si riparte. Ma Rebic riceverà un invito per la Bruna Pizzula Enterprise dopo una cosa del genere, eh? Preparatevi. Recupera il Milan, recupera. Ma Speedy. Oh Ibra, madonna che ha fatto. Ma chi è quello? Oh, che tiro pazzesco. Ma Ibra è fuori gioco. No, non era fuori gioco, è Pirlo. Io sono andato a tirare subito. Chi è questo? Barrov. Da dove è uscito Barrov? Sì, a Florenza te ne vuoi. Ah, falciata epica! Ah, recupera il Milan! Va Rebic! Parte lui! Va Rafa Leao! Oh, Ibra! Vede Irving! Che rivede Ibra! Madonna, che mazzata! Partita vibrante, vibra più del mio cellulare, che ho messo la vibrazione per provare grandi emozioni quando mi chiamano, infatti ce l'ho sempre in una tasca segreta. E arriva Magno. Vai Irving, punta l'uomo Irving. Avanza il Milan. Oh, Ibra di esterno, madonna, ma dai, rompe le palle, arbitro. Guarda Rebic. Oh, otti che si è mangiato Spider-Man. Spider-Man! Non riesce a beccare la rete. Gioco di parole. Vabbè Bruno, come comico abbiamo capito che non è il meglio di te. Devo dire che non sei il primo che me lo dice. Però la sera poi quando facciamo seratine tutti contenti. Parte il Milan. Cibra. Eh no, cazzo. Porco zio di Benasser, va. Oh, Magna! Sembrava aver fregato il nostro Maicone. Ma lui c'è sempre. Pabega. No, Rebic, ma minchia fai. Dai! Si combatte. Beh, Florenzi. Ma che Vocus tu? Vattene. Ehi, azione pazzesca! Supremacy! Che azione epica del Milan! Galle! Sembrava il Barcellona di Messi! Ma che ci metti pure tu a Brumo? Scherzavo! Gol pazzesco, sembrava il Barcellona di Messi quando la pulce l'ha messa dentro per Patrick Kluivert. Guarda che gol. Ma se ne è già giocata Messi che Kluivert. Bruno, che cazzo stai di? Magari Thierry Henry. E allora Thierry Henry, vi stavo dicendo. Che cosa avete capito? Guarda Luigione, guarda che giacchetta blu fashion. Di quelle da 15 euro su Amazon. Ha risegnato il Milan. Ma secondo me a Bru la svolta della squadra è Pobega.
Direi di no. Ai 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 ai. Guarda Rebic come ci prova a rompere le gambe. Ah! Oh, sì, no, però non potete fare scivolate assassine. Manco lo fallo. Ma lo faccio pure io. Ah, magna! Irving. Vai, Irving. Vai, Ibra! Oh, la pala di nuovo! Tiro di Rebic. Ragazzi, stiamo a fare un calcio a champagne che manca lo Barcellone di Messi. No, no. Oh, vai Ibra! La prende Cadabra, non indirizza in porta! Guarda Pobega, Pobega proprio l'assassino, il killer. devo dire che Pobega una volta ha fatto una seratina con noi e l'abbiamo dovuto riportare a casa col carro attrezzi. Sì. Sì. Scherzetto. Devo dire, primo tempo bellissimo. Guarda, mi stavo guardando Beautiful in TV, ho spento per guardare il Milan. Molto bene, ragazzi, io continuerò così. Devo dire, questo Milan mi sto piacendo. Assomiglia al Barcellona, Lele, giusto? Beh, devo dire un po' sì. Ma non mi ricordo quale Barcellona, perché ho iniziato a mischiare tutto, stagioni, annate. No, subito, subito a Ibra, cavolo. Ho premuto subito, raga, per tirargli la data. E se la dava mai Ibra, là. Sì, sciupò. Arrivate, la manca Ronaldinho li faceva kill gol. Parte il Milan, che non è soddisfatto ancora del risultato. E gol di Ibra Cadabra, gli molla la doppietta. Guarda come si va a spremere il pallone in porta. Gol! E devo dire che a Ibra le seratine con Bruno Pizzul gli fanno bene. Guardalo là come ha fatto un gioco di piedi che non ha capito neanche lui. Bam! Invece di spaccare la porta fa partire una fuffetta molto ben indirizzata. Gol! Pazzesco Ibra come ti tiri! Ehi! Guarda che pirla. No! Ma era uscita la palla di mezzo metro! E si arrabbia Magnà! Ma che stai da fa', vaglia! Ah! Il Bologna è arrabbiatissima. No, l'avevo presa. Con Magnà non si passa. Oggi sta nessuno. Guarda, ci vado io con una bella sdraio. Caso mai passa qualcosa di lì. No, guarda Hernandez che cazzo ha combinato qua. Ah, Magnan, questa la poteva parare però, Bruno. Beh, devo dire che Magnan si è cosparso i guanti di burro, per non dire un'altra cosa. Ma guarda là. Ma ci ha allamato due giocatori. Magnan, guarda come la tocca! Burro Magnan! Il nuovo burro per cucinare! Tutte le casalingue lo compreranno! Vabbò, Magnan, questo ne può parare però, ma che si fa? Va bene, abbiamo capito, sceneggiata di Magnan. Ce la facciamo, sì? 18 calcio d'angoli per il Bologna. No, Sandro Dio! Mo' pita l'angolo. Ma devo dire, un Milan molto svagato. Pobega.
Porsche! Sacco a Porsche! Ah, oh, Ibra. Ibra ormai è finito, voglio. È finito Ibra. Mettiamo Ronnie, va! Eccolo qui. Mister 97 milioni e mettiamo pure De Ketelaar al posto di Rebic, vai. Beh, devo dire, cambi di Luigione molto sensati. Per la Coppa Italia. E basta. Rotto le palle. Ah, difende il Milan. Fuori Ibra. Che va direttamente a dormire. No. Ah, oh, la prende Magnà. Vai Irving. Esce il Milan. Bloccato Lozano, ma comunque perde tempo il Milan. Vai Irving, guarda Ronnie Irving. No, ma dai, ma dalla Ronnie, coglione di merda. Che cazzo stai facendo, va? Ma sì, arrivato, spara cazzo da Velletri. Sì, ma dov'è passata sta palla? Vaglio, dai, santo Dio. Vabbè, vedi che fa sto gioco, si decide che devi subire, subisci. Ma il Milan a molla. Va Carletto De Ketelaar. Guardalo come va! Oh, Ronnie! Ronnie! Non va Ronnie! Mamma mia! Si è mangiato un gol grande come una casa! Se c'era Messi là ci metteva dentro anche le mutande dell'arbitro! E il Milan ora non deve rischiare! Eh no, Ronnie, ma che cazzo sti combinando? A me! Pito qua. No! Ah, Magnan! Salve il risultato! Tensione! Tensione in campo! Perché la partita si accende! No! Vabbè, voglio... Ma questo è impossibile, va. Cioè, vedi questo gioco? Io non capisco. La voglia di dover destabilizzare tutte le partite. Cioè, si decide... Partita dominata da noi, eh? Decide che deve vincere il gioco. Guarda là, guarda là, guarda là, guarda là, guarda là. Porco zio ti faccio, madonna santa. Siete in gule. Milan, sto cavolo. Abbiamo fatto tre gol. Chi sto fa quelli che pare. Dai, Ronnie! Botta dentro sta cazzo di palla! Ronnie! Sa che non dobbiamo portare più con noi la sera. Mi sa di sì. Sa che Ronnie ha... All'ospizio le ma portà. Vai, Charles! Ma Ronnie! Parte, Ronnie! Oh, Rafa ci prova! Ci prova, clamoroso Rafa! L'urlo di San Siro! Ma vaffanculo, Toma, vatte, puzza, morì, madonna mia! Ma dai, ma dalla bene, porco di Diaz! Guarda là, l'unica parte dove non ci avevamo giocatori nostri, ma... Vabbè, dai, fischia, su, bel pareggio! Fatto fare i gol come cazzo ti pare! Ma falciolo per Diaz. Sì, ma ci manca per segnare pure quello. Vabbè ragazzi, pareggio vergognoso. Sto gioco è vergognoso perché non ha senso. Cioè, noi abbiamo dominato. Fin quando stavamo a giocare bene noi, il gioco giocava normalmente. Poi ha accelerato all'improvviso, non si sa perché. Comunque,
Devo dire che non è stata una buona partita per il nostro Luigione. Guardalo, tutto arrabbiato. Andiamo a vedere la classifica, Bruno. Scendiamo al terzo posto a meno 3 dalla Juve. Beh, nulla è compromesso. Però, con le piccole, il Milan deve migliorare. Devo dire che questo Milan sembra il Barcellona dell'ultimo anno di me. Zitto, Ada. Vai a dormire. Ciao, Aglio.